Salve a tutti. Io nel film interpreto il comandante dei carabinieri. Questo personaggio che interpreto è un pugliese doc come sottoscritto, che però ha fatto tutta la sua carriera prevalentemente al nord, come me nella mia vita, e che però a fine carriera, prima del congedo, viene trasferito di nuovo nella sua terra d'origine, cioè la Puglia, nel pieno centro del Salento. Per essere precisi, a Supersano, un paese vicino a Ruffano, due paesi rivali tra di loro su tutti i punti, e anche per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda la parte calcistica, se vogliamo dire così. E questo maresciallo dei carabinieri dovrà fare i conti soprattutto con il presidente del Ruffano, Don Alfredo, è un ostaggio del regime fascista che gli procurerà parecchi guai, soprattutto grazie ai propri tifosi molto violenti. Però alla fine questo maresciallo riuscirà ugualmente ad applicare le regole democratiche della neorepubblica appena nata e quindi ad assicurare anche nello stesso tempo i valori della giustizia. Allora, voglio, lasciatemi il tempo di ringraziare Aura Film nella persona di Marco Pollini e di sua moglie Emily per la perfetta organizzazione e soprattutto per le serate conviviali di tutta la troupe, per me indimenticabili. Quindi, carissimi e carissime, vi aspetto al cinema prossimamente nel film La Grande Guerra del Salento. Ah, com'è? Eravate ancora solo attenti? No, comodi.